mio canale, oggi vi faccio un tutorial proprio per eseguire questo copritazza. È un copritazza eseguito uncinetto tunisino con la maglia tunisina e con il modello base di questo punto, che lo troverete nella mia playlist La tecnica tunisina. Ci sono anche altri video sempre con questa tecnica con punti diversi. Io ho voluto fare questo qui perché rimane bello doppio, vedete, bello consistente e proprio adatto per la copertura di una tazza. Ho fatto poi anche un cuoricino con questo, ho inserito delle perline e niente, spero che vi piaccia. Per realizzarlo ho utilizzato una lana che serviva un uncinetto numero 4, invece una che serviva un uncinetto un pochino più piccolo, infatti ho utilizzato un 4 e un 3, ovviamente le forbici, un ago da lana, e per le perline invece ho utilizzato questi due aggeggi. Questo è della DMC, che serve proprio per infilare gli aghi da lana. Invece questo è un classico di quelli che servono per infilare i laghi normali, e poi vedrete come sarà utilizzato. Un saluto a tutti, lasciate molti like e condividete il mio video. Allora, ho Ciao. montato 16 maglie e sono usciti fuori circa 8 centimetri e mezzo, però sinceramente a me mi sembra un po' troppo grande come misura, quindi toglierò almeno due maglie, no, una, toglierò una maglia, e quindi insieme monteremo adesso 14 maglie. Qui le mie 14 catenelle. Per questo progetto, come dicevo, facciamo il punto tunisino classico, la base. Viene un punto molto spesso, ottimo per tenere calda la tazza. Quindi così mettiamo, vi faccio vedere questo punto, ma c'è il tutorial che spiega bene come va fatto il punto tunisino base. Come vedete, si lasciano tutte le maglie sopra l'uncinetto in questa maniera. Ecco qua. Dovrebbero essere, vediamo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 e 14. Io penso che vada benissimo la misura. Ecco qui. Torniamo indietro come si fa sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Così torniamo indietro e abbiamo praticamente subito di nuovo la misura da provare, che erano 8 centimetri se non sbaglio, e quindi se noi li andiamo a prendere così, ecco qua, sono proprio 8 centimetri. Se lo mettiamo sulla tazza, come vedrete, perfetto, perché praticamente deve andare sopra al manichino e sotto al manichino, così deve finire, così. Perfetto, adesso continuiamo con la nostra maglia tutorial tunisino base, che ripeto, lo trovate nella playlist della scuola maglia. Continuiamo così per 25 centimetri. Ci vediamo al 25° centimetro. Vi volevo far vedere come veniva. È molto molto carino, è bello spesso, è veramente molto carino. Ecco, se lo mettiamo vicino alla tazza, vedete, non è così, è proprio grazioso. Ok, continuo perché non sto neanche alla metà, quindi ci vorrà ancora un po'. Ecco qua, sono arrivata, come vedete, proprio precisa da quest'altra parte, così.
Ma non credo che ci sarà da fare un altro giro. No, può andare. No, un giro lo faccio. Quindi faccio un altro giro e ci rivediamo. Ecco qua, adesso è veramente finito. Così. Ecco. Adesso dobbiamo fare un paio di catenelle per arrivare da quest'altra parte. Vi faccio vedere. Allora, qui facciamo 2 catenelle e ci andiamo ad attaccare da quest'altra parte, proprio qui, all'inizio di questo angolino. Ecco, così. Poi dovremo andare a fare la stessa cosa di qua. Per non staccare il filo, facciamo così, camminiamo con le nostre maglie bassissime sul, ne facciamo una per ogni buchino che c'è. Praticamente questo è l'inizio dove abbiamo iniziato, quindi si vede bene, insomma, dove infilare l'uncinetto. Se volete questa rifinitura la potete fare, perché poi in effetti diventa una rifinitura anche da quest'altra parte, che forse lo consiglio. Vediamo adesso come viene. E facciamo le 2 catenelle. Andiamo da quest'altra parte. Così. E chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima. Adesso sta a voi: o fate qui e continuate ad andare avanti da quest'altra parte con sempre con le maglie basse, o chiudete qua. Io per il momento chiudo qui. Scusate, faccio un altro punto di sicurezza. Ecco. Dopo ci sistemeremo. Adesso lo andiamo a vestire. Dunque, questo lo passiamo giù. E ecco qua. Vedete? Una carina. Ok. Adesso però facciamo qualche rifinitura, perché così tanto andiamo a nascondere le codine e poi facciamo qualche rifinitura. Adesso vi faccio vedere. Con il rosso volevo fare delle impunture in tutto intorno così, quindi diciamo che prendo più o meno la misura sia di qui che faccio poi il doppio. Quindi questo noi lo andiamo a raddoppiare e pure a triplicare, secondo me, perché i punti perdono un po'. Ecco fatto. E adesso andiamo a fare questa piccola impuntura per allora, questa è la parte sotto, questa è la parte sopra, io preferisco iniziare da qua. Aspettate, da sotto. Sì. Allora, vedete 2 barrette? Quindi ogni 2 barrette facciamo un puntino. Sopra uno e sotto così. Allora, qui ne facciamo 2, invece sotto ne prendiamo uno, quindi 2, 1, 2, 1. Continuiamo qui. Allora, qui pure faremo 2, 1, 2, 1. E quindi continuiamo tutto intorno. Quindi faremo tutto intorno qui, poi passeremo di qua, scenderemo, rifaremo di qua. In questa maniera.
E quindi vi lascio per il momento la vostra impuntura, per rivederci poi che facciamo un cuoricino. Fatto tutta l'impuntura e così, vedete? E adesso volevo fare il cuoricino. Il cuoricino, volevo mettere anche delle perline nel cuoricino, quindi ne ho inserite adesso 3, 6, 9 e 10. Inserisco le altre 2, le altre 5 in questa maniera. Non so se ci avete uno di questi qui che serve per infilare l'ago, se no un ago, perché le perline chiaramente sono più piccole, insomma, vabbè, infilatele come vi pare, vedete voi come meglio preferite infilarle, perché le perline sono sempre più piccole rispetto agli aghi che poi bisogna inserirci la lana, quindi questo è un sistema, diciamo, economico. Perché altrimenti bisogna comprare proprio laghi di quelli che servono per infilare le perline. Invece in questa maniera io mo ne metto 5 perché ho preso ormai la misura e so che 5 ci si possono mettere. Vedete? Così. Poi io ho questo che è proprio della DMC per infilare la lana, però anche un altro di questi, praticamente con due di questi, io questo lo metto qui, prendo il filo della lana, lo passo all'interno, così, e poi faccio scorrere le perline in questa maniera. Non è una cosa complicata e può andare. Allora, adesso cominciamo a fare questo cuoricino. Facciamo sempre il nostro cerchio magico, così, e facciamo 3 catenelle, una, due e tre. Ok? Adesso facciamo 4 maglie altissime, quindi per fare le maglie altissime io vi ho fatto anche un tutorial, trovate anche i tutorial nella playlist della scuola della maglia, quindi mettiamo due volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare così. Allora, 1, 2, due maglie per volta, togliamo dall'uncinetto e le ultime due invece andiamo a prendere il filo dopo la perlina in questa maniera. Facciamo un'altra maglia altissima, ne dobbiamo fare 4 di maglie altissime, quindi una, due, e qui come abbiamo fatto prima prendiamo la perlina. Poi ancora, ecco, allora 1, 2 e andiamo a prendere la perlina. 3, questa è l'ultima. Anche qui andiamo a prendere la perlina e abbiamo fatto 4 maglie alte, altissime, scusate, 4 maglie altissime. Dopo le 4 maglie altissime dobbiamo fare 3 maglie alte, quindi 1, questa qui, e prima di chiudere le ultime due, la perlina la inseriamo sempre prima di chiudere le ultime due, quindi 1. Questa è la seconda e adesso faremo la terza.
e sono 3 maglie alte. Adesso nuovamente dobbiamo fare una maglia altissima, quindi così e così 1, 2, 3 e nell'ultima mettiamo la perlina. Quindi adesso abbiamo fatto praticamente la metà del cuoricino, la metà proprio. Adesso dobbiamo andare a fare inverso, quindi a specchio dall'altra parte. Quindi 3 maglie alte, una, e 3. E sono avanzate 4 perline esatte per le prossime 4 maglie alte, altissime. Ecco qui. Ora per finire facciamo le 4 maglie altissime, quindi 1, 2, andiamo a prendere la perlina, 3, un'altra maglia altissima, 3. Divide la lana, non so per quale motivo. Allora, e adesso facciamo le altre 2, quindi 1, 2, non so perché mi si divide la lana. Ecco, e l'ultima, ecco qui, 1, 2 e abbiamo finito. Abbiamo montato le nostre 15 perline e abbiamo finito. Adesso facciamo 2 catenelle, una e due, tiriamo la nostra codina. Il più possibile. Ecco. E andiamo a chiudere nelle 3 catenelle dell'inizio del lavoro con una maglia bassissima. Se non volete metterci le perline, non ce le mettete e va bene lo stesso, insomma. Chiudiamo. Sbagliato, scusate. No. Allora, erano 2 catenelle, riprendiamo. Allora, avevo detto 2 catenelle. E andiamo a fare una maglia bassa dentro all'anello, così.
praticamente andiamo a chiudere con una maglia bassa, non una maglia bassissima, nella terza catenella. Quindi facciamo un'altra maglietta e tagliamo il filo. E il nostro cuoricino, eccolo qui. Sistemiamo un po' le perline. Spero che sia di vostro gradimento. Adesso lo andiamo ad attaccare qui sulla nostra tazzina, così. Nel tutorial di oggi vorrei fare un copritazza per questa tazza qui, una mug normale, semplice, classica. E quindi prendiamo le misure. Quindi questo procedimento potrà andare bene per qualsiasi tazza, quindi per vostra che dovete prendere le misure in questa maniera. Allora, prendiamo le misure della circonferenza della tazza, che sono 26 cm. 26 centimetri, però noi dobbiamo calcolare qualche centimetro in meno perché non deve chiudere proprio bene, quindi diciamo 25 centimetri, sì, 24 centimetri e mezzo, 25 centimetri. E l'altezza invece, non tutta la tazza la prendiamo, 8 centimetri vanno benissimo. Quindi adesso monteremo le maglie per faremo un campione, prenderemo le misure. Quindi per fare questa tazza andiamo a fare 8 centimetri è l'altezza e 25 centimetri circonferenza. Quindi adesso vediamo il nostro campioncino quanto sarà. Faccio un campioncino e poi vediamo insieme.